Adesso vi presento una ricetta con le nocciole tostate intere che ridurremo in farina per fare una torta, o meglio dei tortini, poi si può fare anche la versione grande di torta, alle nocciole appunto. Partiamo come prima cosa col fare la nostra farina di nocciole con lo zucchero a velo, quindi ci serve un cutter, dentro il cutter mettiamo le nocciole tostate, la nostra biporzione, quindi abbiamo già la dose giusta, 100 grammi. Mettiamo dentro lo zucchero a velo della ricetta, perché quando la frutta secca era già raffreddata molto bene nella vaschetta stessa, e lo zucchero a velo serve per riuscire a macinare meglio le nocciole, perché macinare da sole rischiamo che tiriamo fuori il grasso. Quindi uniamo i due elementi insieme e li maciniamo. Cercate di fare la farina più sottile possibile. Ok, e qui abbiamo preparato la nostra polvere. Adesso prendiamo il burro, che deve essere morbido perché dobbiamo montarlo. Tutte le volte che si parla di burro montato in planetaria, il burro deve avere questa consistenza, il cucchiaio deve affondarci molto bene dentro. Quindi mettiamo il burro nella planetaria, ci mettiamo la polvere di frutta secca con lo zucchero a velo. L'altra dose di zucchero a velo e il miele, e facciamo una montata. È come una sorta di composto frangipane più o meno, no? Prima di incorporare le uova dobbiamo aver aspettato che il composto sia un pochettino sbiancato, cioè il burro, vedete che da giallo scuro inizia a diventare sempre più chiaro. Quando è bello chiaro e spumoso possiamo iniziare a incorporare le uova a filo, poco alla volta, abbassando la macchina logicamente, la velocità, altrimenti le facciamo fuoriuscire, e poco alla volta perché altrimenti il composto si separa. Prepariamo la farina di farro setacciata con il baking con lievito chimico, in modo tale da disperderli meglio i due elementi insieme. Se mettiamo prima la farina e poi il baking, rischiamo che il baking non lo amalgamiamo bene al resto del composto, quindi setacciarlo insieme alla farina serve per facilitare poi la miscela. Ok, quando il composto è ben montato, a mano andiamo a incorporare la farina setacciata con il baking. Se la incorporiamo a macchina non è che non venga del tutto, perché sopporta anche la miscelazione a macchina, però a mano riusciamo ad arieggiare meglio il composto facendo un movimento dal basso verso l'alto. Tenete sempre pulita bene dai bordi in modo tale che tutto il burro sia sotto, e incorporiamo in due volte o in tre volte la nostra farina di farro. Ecco qua, qui ci sono gli stampi, li abbiamo imburrati, dopodiché abbiamo fatto attaccare, aderire nella parte imburrata la granella di nocciole, in modo tale che poi quando capovolgiamo il tortino si forma questa crosta croccante di nocciole che è molto sfiziosa. Prendiamo un sac à poche e andiamo a riempire per tre quarti gli stampini. Tre quarti perché il composto poi lievita e quindi se esageriamo poi deborda fuori dallo stampo. Prendiamo una nostra vaschetta biporzione di granella di nocciole questa volta, quindi non nocciole intere, questa è già tostata, e la mettiamo sulla superficie in modo tale che così il tortino sotto abbiamo messo le nocciole prima, sopra le mettiamo adesso, rimane completamente rivestito di nocciole. Ok, il tortino è cotto. Lo vediamo sia dal colore ma anche un po' dal tempo, circa 18 minuti in forno a 170 gradi, dopodiché andiamo a staccarli. Naturalmente li facciamo raffreddare leggermente prima di staccarli, li mettiamo nel pilotino di carta e li andiamo a spolverare di zucchero a velo molto semplicemente. Ed ecco qua i nostri tortini alle nocciole tostate.